Yeah.
siamo arrivati al match, uno dei match clou in assoluto della serata, ma sicuramente il match più importante, il titolo mondiale Combat League per quanto riguarda la disciplina della Muay Thai. Qui stiamo parlando di un titolo mondiale professionisti, 48 kg di peso la categoria. Cecil Rodriguez, l'atleta francese, che affronterà la beniamina di casa, l'atleta più titolata che abbiamo in Italia, Sara Donghi, che è un'atleta che sicuramente non ha bisogno di nessuna presentazione. Ricordiamo bene, è stata l'unica atleta femminile che ha conseguito ben 3 incontri alla King's Cup a Bangkok, in Thailandia. Un'atleta femminile che per quanto riguarda la Muay Thai italiana sicuramente ha fatto una carriera fantastica. Questo ulteriore match importante, titolo mondiale Combat League di Muay Thai, sempre 5 riprese. Arbitro Francesco Leori, arbitro internazionale, sicuramente una garanzia per questo match. Incontro che è partito e fase subito di studio tra le due atlete. Vediamo la francese che si sta muovendo maggiormente, al centro del ring invece Sara Donghi che sembra la stia aspettando. Cerca un calcio in avanti, la francese viene bloccata e Sara Donghi rimette subito la... a sua volta un calcio in linea bassa, molto mobile la francese. Francesi tra l'altro sono delle più grandi scuole al mondo della disciplina, quindi ricordiamoci bene, è una avversaria di assoluto prestigio. E qui Sara prende il controllo dell'azione e cerca di proiettare l'avversario, non ci riesce, ma riesce a portare delle ginocchiate in una fase del clinch. Anche questo incontro parte fortissimo dalla prima ripresa. Ovviamente in palio c'è un titolo mondiale, quindi possiamo ben comprendere quanto ci tengono le due atlete, quanto sia prestigioso e importante questo match. Benissimo ancora Sara Donghi che porta all'angolo l'avversaria, gli porta qui una serie di ginocchiate, la sbilancia, la porta e la proietta a terra. Tra l'altro sentite la torsida sarda alle mie spalle. Tifo incandescente per questo incontro, clima eccezionale qui alla palestra bunker di Sassari per questo match fantastico del Muay Thai Explosion 16. Gomitata girata da parte della francese che per fortuna dell'italiano non va a segno. Qui Sara cerca di proiettare di nuovo l'atleta ma riesce a liberarsi la francese. Cerca ancora un colpo girato ed è la fine del primo round entusiasmante. Cosa avrà detto Angelo Tarantini all'angolo alla sua allieva Sara Donghi? Non lo sappiamo, ma sicuramente, probabilmente potremo vederlo in questo secondo round, dove vediamo Sara tenere sempre il centro del ring, incrociare l'avversaria con un bel diretto destro. Entro in clinch, un clinch che Sara sembra dominare, sta piegando l'avversaria, qui viene fermata dall'arbitro e le due atlete ripartono di nuovo sempre dal centro del quadrato. Cerca un calcio girato la francese, porta una middle kick a vuoto, concentratissima Sara Donghi. Qui la vediamo studiare l'avversaria e colpirla con un bel diretto destro, riporta la stessa tecnica ancora per una terza volta, cerca una gomitata e delle ginocchiate, momento di difficoltà per la Rodriguez, grande difficoltà per la Rodriguez che in questa fase ha dovuto subire dei colpi pesantissimi. Ancora si guardano le due atlete, si sfidano. Riparte Sara Donghi, entra in clinch, porta delle ottime ginocchiate, poi si abbassa in modo scorretto la francese, viene richiamata dall'arbitro, cerca di portare un pugno saltato, bloccato dalla Donghi,
che rimette una combinazione di pugni. Ancora fase del clinch, si ritrovano tutte e due le atlete alle corde, una buona ginocchiata a Sara Donghi, la francese si trova ancora sotto e viene un attimo controllata perché probabilmente ha subito un colpo, sembra che abbia un colpo alla fronte, ha probabilmente un brutto colpo alla fronte, finisce il round, adesso sarà modo da parte del dottore di controllare la francese. Cosa si suderà la francese per opporsi all'italiana Sara Donghi, che in questo secondo round ha creato non pochi problemi. Un buon gancio largo della Donghi che cerca di portare anche una combinazione con il destro, una buona gomitata della Donghi a segno, qui un calcio in linea bassa, una Sara Donghi entusiasmante questa sera, preparatissima, concentratissima, che sta disputando veramente un match eccezionale, ma qui ha dovuto subire però una combinazione della francese che sta cercando di portare anche ulteriori calci, dei pugni, match che si è acceso da ambo le parti. Adesso di nuovo Sara cerca di portare queste ginocchiate, viene fermata dall'arbitro, riprende il match, momenti di studio tra le due atlete, un bel diretto destro della Donghi che impatta l'avversaria, ricerca di nuovo di colpirla con il destro, una gomitata corta a destra, di nuovo del clinch con Sara che cerca di ginocchiare l'avversaria e ci sta anche riuscendo, qui con una buona gomitata, sicuramente altri momenti di difficoltà per la francese che si trova in una situazione sicuramente non ottimale. Ulteriore clinch, la Donghi sta dominando nel clinch, qui porta un'altra ginocchiata, sta cercando di portare anche una gomitata a segno, una Donghi impressionante per ritmo in questo match, speriamo che ovviamente l'energia resti fino alla fine qualora il match dovesse durare tutte e cinque le riprese. Rientrano di nuovo in clinch, cerca ancora la Donghi di portare una gomitata, questa volta non ci riesce, avanza la Rodriguez ma deve subire di nuovo il clinch e una ginocchiata al corpo e finisce anche questo terzo intenso round. Bene, pronti per il quarto round, controllo da parte dell'arbitro centrale Francesco Leori, dei giudici e Campanella. Atlete al centro, mobile sempre la francese, cerca di una combinazione con le braccia, la Donghi porta un calcio in linea bassa, fase di studio, cerca un pugno girato più che una gomitata girata qui la francese, che deve poi subire un 1-2 da parte della Donghi che la replica, entrano di nuovo in clinch, una buona ginocchiata da parte di Sara Donghi, qui blocca l'azione la francese e attende appunto che l'arbitro intervenga per dividere le due atlete, sempre molto mobile. La Cécile Rodriguez, atleta francese, qui cerca un calcio basso, un altro ancora però che va a vuoto, poi girandosi entra la Donghi nel clinch, riporta di nuovo l'azione nel suo lavoro migliore, delle ginocchiate, gomitate, una ottima fase ancora per quanto riguarda l'atleta italiana che in questo momento sta dominando la francese, poi interviene l'arbitro e divide le due atlete. Di nuovo centro del ring e alle mie spalle di nuovo Torsida, ancora Sara Donghi che porta questo diretto sinistro a segno, un altro scambio di colpi tra le due atlete,
parte di nuovo dal clinch, dove Sara riesce a colpire con delle ginocchiate l'avversaria francese, che soffre notevolmente quando entra in clinch con l'italiana. E fine del quarto round. Bene, poi i secondi, quinto ed ultimo round, abbraccio tra queste due sportivissime atlete, siamo pronti per l'atto finale, l'ultimo round, gli ultimi minuti di questa battaglia. Battaglia, ricordiamolo, per il titolo mondiale Combat League femminile professionisti, meno 48 kg, ovviamente Muay Thai. Buona azione della francese, che ha portato delle buone ginocchiate e anche una gomitata a segno, quindi una buona fase per Cecilia Rodriguez, atleta di nuovo al centro del ring. Francese che cerca il pressing, il tutto per tutto, perché sicuramente crediamo l'italiana fosse in vantaggio nei round precedenti, e quindi credo che la francese debba, o sappia, o gli abbiano detto all'angolo che deve recuperare il più possibile, o magari riuscire addirittura a vincere prima della fine del round. Evita un colpo girato Sara Donghi, rientra in clinch, domina di nuovo l'avversaria con delle ginocchiate, e qui la vediamo in questa fase del clinch, dove poi c'è l'interruzione da parte dell'arbitro in quanto l'attività era diventata passiva. Calcio in linea bassa, un buon incrocio con i colpi della Donghi, di nuovo un 1-2, un sinistro destro a segno, una buona combinazione che subisce la francese, dei durissimi colpi al viso, delle ginocchiate. Questo momento di grande difficoltà per Cecilia Rodriguez, che ha dovuto subire quei colpi sicuramente durissimi, che ne hanno sicuramente minato l'integrità. Cerca un pugno saltato, rientrano di nuovo nel clinch, gomitata di Sara Donghi, e fine dell'incontro. Fantastico incontro, 5 round intensissimi, combattutissimi. Beh, adesso resta il verdetto dei giudici, un verdetto dei giudici che, ci ricordiamo bene, è valevole per il titolo mondiale Combat League di Muay Thai, e credo che questi ultimi istanti saranno istanti di grande tensione. Vediamo Francesco Leori che raccoglie i cartellini di tutti i giudici, li consegna allo speaker. Intanto Sara Donghi si prende il meritato applauso da tutti i suoi fans. Vediamo Angelo Tarantini, il suo coach, che la prende in braccio e gli va a fare un giro intero della ring. E entusiasmo alle stelle qui alla Palestra Bunker a Sassari. Ed ora verdetto ufficiale. Attenzione. Ultimi istanti di attesa e Sara Donghi è campionessa mondiale Combat League, categoria meno 48 kg. Complimenti a Sara, fantastico match. Complimenti anche alla francese Cecilia Rodriguez, che è stata una degnissima avversaria, ma questa sera Sara Donghi era veramente imbattibile. Forma strepitosa, condizione fisica incredibile e una carica mentale veramente impressionante. Complimenti, bravissima Sara Donghi. Adesso lasciamo che si goda l'abbraccio di tutto il suo pubblico e poi l'attendiamo per l'intervista. E io sfrutto anche il momento per ringraziarvi per essere stati qui questa sera alla Muay Thai Explosion 16, trofeo internazionale Nero Tarantini 2014, successo di pubblico fantastico, palazzetto pieno, letteralmente pieno, entusiasmo dei fans alle stelle, tifo incredibile. Godiamoci la premiazione di Sara Donghi, ringraziamo Angelo Tarantini per l'evento, Vincenzo Casu per averlo aiutato e supportato nel migliore dei modi, e ancora facciamo un applauso tutti insieme per questa fantastica
vittoria di Sara Dog, ma ricordatevi che in realtà non è finita ancora qui, perché abbiamo un altro fantastico match che vedrà sul ring Andrea Serra, ma questo lo vedremo tra poco. Siamo qui con Sara Donghi dopo questa fenomenale vittoria. Titolo mondiale conquistato, una carriera che l'ha vista sui palcoscenici di tutto il mondo, ricordiamoci tre Kings Cup a Bangkok, quindi veramente un atleta direi quasi leggendaria per quanto riguarda la Muay Thai femminile italiana. Sara ha fatto una carriera, come ho detto, eccezionale, questa sera ha vinto questo titolo. E l'ho vinto anche in un modo bello, veramente molto bello, con una condizione fisica strepitosa e con un ritmo incredibile. Allora Sara, ti volevo chiedere innanzitutto come l'hai vissuto il match sul ring e quali sono state le emozioni più grandi che hai sentito dentro durante queste 5 riprese. Innanzitutto ciao a tutti e grazie mille, uno per uno vi vorrei ringraziare, ma siete veramente tanti. Sardegna, Sardegna. Ho cercato di viverlo nel modo più semplice in assoluto, ho cercato di fare come quando combatto in Thailandia, quindi molto rilassata, molto tranquilla, e ho cercato di divertirmi e funziona. Ho fatto quello che volevo, non proprio tutto, però ci sta, l'emozione gioca anche queste cose. Sì, guarda, si notava un controllo della situazione, si è visto che effettivamente sei riuscita, sei molto con la testa, eri molto concentrata e cercavi la tua avversaria con una semplicità, tra virgolette, che vedevi proprio dovuta alla tranquillità che avevi dentro, e questo è stato sicuramente eccezionale. La francese era un atleta molto forte, viene da una scuola di Muay Thai molto prestigiosa, ricordiamo la Francia sono tra i più forti fighter al mondo in assoluto, e quindi questo veramente è stato molto prestigioso. Come hai vissuto invece le fasi prima del match, quindi i giorni che ti avvicinavano, le tensioni, le paure, come ti sei sentita in quei giorni? Questo bisognerebbe chiederlo al mio maestro qua presente, però rispetto alle altre volte ero molto rilassata e tranquilla. Solitamente combattere in casa mi dà molta tensione, molta agitazione, perché ovviamente ci sono i miei amici, i miei parenti, e quindi si cerca di dare il meglio in assoluto e purtroppo molte volte non si riesce. Invece questa volta, prima del match, durante e sicuramente adesso post match, sarà tutto più bello. Sara, wow. Sara, cosa è andato in bocca? Cosa ne pensi di questo tifo incredibile? Cosa ne pensi di questa torsida sarda che c'era questa sera, che era una cosa veramente indescrivibile? Come l'hai vissuta? Come hai sentito il calore dei tuoi fans? Sono magnifici. Anche io non lo so se hanno tutti la fortuna di avere loro. Ci sono persone che ti aiutano durante la preparazione, sia fisica che mentale, che anche un semplice passaggio d'acqua è dato sempre con il cuore, e si vede, sono magnifici, sono spettacolari. E adesso chiediamo
al tuo coach, ad Angelo Tarantini, che oltre che organizzatore questa sera era anche al tuo angolo, è stato il tuo preparatore e ha fortemente cercato questo match, questo titolo, perché ci credeva moltissimo. Lo devo ringraziare, è lui in prima persona che devo ringraziare, oltre lei presidente, e niente, senza di lui probabilmente non avrei fatto niente. Beh, allora volevo chiedere ad Angelo che si prende questo meritato applauso, la soddisfazione e la gioia che si vive da coach ad avere un atleta che raggiunge questi traguardi, non solo questa sera ma anche prima, ma soprattutto anche ovviamente questa sera con questo titolo mondiale. È una soddisfazione, scusate non ho voce, grandissima, perché Sara ha una testa incredibile, una volontà di ferro, allenamenti, vuole fare una cosa, ci mette il 100%, qualsiasi cosa succeda non molla un centimetro, ed è quello che insegna ai nostri ragazzi. Il bello del nostro movimento in Sardegna è che è questo, cioè che ai nostri angoli, sotto ai nostri match è pieno di ragazzini a cui insegniamo i valori con cui è cresciuta lei e con cui ha vinto un titolo del mondo. Questa è la Muay Thai in Sardegna, perché la Muay Thai siamo noi la Muay Thai. Allora, beh, io volevo ovviamente chiamarti un ultimo grosso, grande, meritato applauso da parte di tutti i tuoi fans e farti un grande in bocca al lupo per la tua carriera che andrà avanti e sicuramente porterà altre grandissime soddisfazioni, perché avete un gruppo fantastico, un coach che è uno dei assoluti numeri uno in Italia, non voglio dire il migliore perché non si dice mai, questo lo devi dire tu, però è sicuramente uno dei migliori che ci sono in Italia, ne parlano i risultati e il movimento che è stato creato, e quindi credo che ci darete ancora grandissime soddisfazioni. Grazie Sara, grazie Angelo, e ci vediamo alla prossima.